Ciao ragazzi, sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video della nostra carriera dedicato al Millwall per andare a giocarci la prima grande finale del nostro Millwall. Allora, siamo col Colchester, partita teoricamente abbordabile, teoricamente però. Ed è questo teoricamente che mi preoccupa, perché noi siamo passati da un finale di anno 2020. Molto comodo, molto positivo, con la squadra che girava al meglio, insomma, meraviglie ovunque. A un inizio di 2021 abbastanza traumatico. Le squadre avversarie hanno ricominciato a giocare con una qualità fuori dal mondo e il tempismo mi preoccupa un po', perché coincide con la finale di Carabao. Non è bello. No, per niente. E quindi oggi vedremo se andando avanti con questo 4-3-3 potremmo andare a buoni risultati. Però mi avete consigliato anche un 4-2-3-1 che noi proveremo però la prossima partita, perché in finale voglio giocare 4-2-3-1, tanto me lo scrivo, con una formazione che conosciamo, che ci ha dato buoni risultati. Insomma, l'ultima partita è stata positiva e credo che possa essere buona. E io direi che come sistema propizio io vorrei lodare Boga. Non lo posso lodare. Allora io lodo Guimaraes, il nostro Luca. Lo motivo. Motiviamolo, Luca. Che ci serve? Allora io. Questa è una coppa che si sono giocati determinati giocatori. Mettere Arp mi dispiacerebbe. Lo teniamo per il secondo tempo. È la coppa di Luca. Quintero mi serve perché insomma è un giocatore che deve ancora dimostrare di valere il costo che appunto c'è stato. Antonino potrebbe servire, anzi Antonino protagonista, no, al posto di Quintero, però porca miseria, dove sta Quintero? Lo portiamo al posto di Badu. Io credo in Sare Antonino, è l'ultima stagione che fa, gli vogliamo regalare un sogno e sto sogno io lo voglio regalare pure al capitano. La ruattara. In barba a quelli che sono gli overall. Ma che ce frega a noi. Noi andiamo avanti per affetto. E ci andiamo a prendere questa Carabao. Io me lo sento che oggi ce la prendiamo. Spero non in quel posto, ma la coppa. Quindi, ragazzi, maglietta blu contro maglietta bianca. Ce la faranno i nostri eroi? Luca. Ah, gli ho ricambiato Luca. Luca. Per cui speriamo che sia positiva sta cosa. Io ho una paura che voi non potete neanche immaginare. Ah, come sono belli quando si scaldano. Che si perculano fra di loro. Bene, allora. Signori, partita topica. Un saluto a tutti da Piero Gipardo. E Stefano Nava. È la finale, è vietato sbagliare, servirà la massima concentrazione, la lucidità per evitare i cali di tensione. I dettagli possono essere decisivi in una partita così importante e così delicata. C'è una favorita, Stefano? Ah, Pier, sulla carta entrambe le squadre partono con il 50%. Chiaramente le percentuali possono cambiare da un momento all'altro. Basta un gol, un episodio, può succedere davvero tutto. L'unica è aspettare. Speriamo bene, Uno dei ragazzi. tifosi certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere altrimenti. Viene da una Forza, su. doppietta che gli ha dato morale e fiducia, la condizione Tanto si è ideale preso per mettere al autonomamente meglio tutto sta fascia di il suo talento capitano, e ormai comanda cercarsi lui. in zona gol. I difensori avversari dovranno fare Spero che nessuno abbia molta toccato la attenzione. coppa. Bene. Questi vengono da che serie? Stanno in serie B questi. Luca si è rimesso la maglietta dentro i pantaloni e questo già dovrebbe deporre a suo favore. Mandron. Ragazzi, non facciamo scherzi, la terna arbitrale è composta da Stefanescu, per cui c'è anche lui Dai e compiti varie. dovrebbe. 4-5-1 votato all'attacco per loro con i due centrocampisti esterni Non mi ripresi sembra dalla una rosa panchina. irresistibile quella del L'intenzione Colchester. Vediamo dell'allenatore come credo sia proprio si questa, piena la dispongono in centrale d'attacco campo. per far salire i due Con un esterni passando al 4-4-1-1, quindi anche abbastanza conservativo, con questo 4-5-1. Mandron davanti che Carabao mi Cup fa le un po' diverse di paura. partenza alle quali Andiamo a accennavi vedere che all'inizio succede, delle forza. quattro categorie professionistiche di Ma c'hanno Inghilterra. A la quanto schiena pare blu dopo pure il questi, giocatore in vabbè. campo invece lo Noi sappiamo siamo più è scuri, non aperta ai dovrei referenti. confondermi. Questo la rende, se vogliamo, un po' meno ricca di fascino, ma non Ragazzi, meno prestigiosa. Poi quando confido arrivi in in fiera voi. puoi vincere, vero Stefano? Bravissimo, La prima edizione della stagione Milenkovic. 60-61 fu Quintero. vinta dall'Aston Villa sul Guardalo, Rotherham. guardalo, guardalo, Ma la vittoria Mansilla. di Mansilla, ti Nicola prego. Questi è stanno in chiusa Serie dentro. C1, su!
Sì, Quintero! Il gol che mancava! Il gol, partiamo subito bene, su, 4 minuti il Millwall davanti. La manteniamo così, per cortesia. Questi non si sa manco in che divisione stanno adesso. Ma non sono in Premier, quindi andiamola a vincere. Vi prego. Ma non famo niente, Luca manco volendo. Quintero, finalmente giustifica l'esborso economico necessario per portarlo a Londra. Juan Fernando, quanto mi sei costato e quante me ne hai fatte penare in queste prime uscite. Allora, questo è la maglietta dentro i pantaloni di Luca che ha riportato l'atmosfera. No, il tiki taka del Colchester, non, cioè proprio so parole che non possono andare insieme. Cerca il primo palo. Aia, bravo Antonino, di mestiere. Non lo fa passare Antonino. Non t'azzardà a munirmelo all'undicesimo che ti... Niente, ma... Questa ammonizione condizionerà inevitabilmente la sua gara. E la condiziona sì la gara. Non è certo il massimo. L'uomo sul palo, mamma mia. Apri tutto, Quintero, bravo Quintero. Guarda Luca sullo scatto. Luca. No! Perché non ho tirato? Niente, volevo metterla in banca. Niente, ho fatto una cretinata. Luca. Mamma mia, Luca. Niente, senza le sue pantofole magiche, Luca. Qualcuno mi ricorda quali erano e come si chiamano quelle di Luca, così gliele rimettiamo. Mamma mia, Luca. Aia. Bravo, Art. Attenzione, sì, calcio di rigore. E l'arbitro dunque decide di graziarlo, niente cartellino. Ma il prossimo fallo scatterà di certo cartellino. Sì, vabbè, ragazzi, cioè, ma palla lontana, cioè... Ma che... Ha tirato! Non so i 100 metri, su. Art. Per entrare nella storia. Ma guardate a sinistra. Niente da fare per il portiere. Non aveva guardato a sinistra. Vabbè. Si ricomincia. All'1-1. Lo sapevo che tanto sarebbe stata complicata oggi. Sì, però comunque... Con sti rigori inventati hanno veramente scassato. Bella, decisa, ferma questa conclusione. Non ha lasciato scampo al portiere. Io capisco tutto quello che pare, ma farla a palla lontana è una cosa orribile. Ma e questo? Questo non è manco. Non si è neanche illuminato il vantaggio. Rischiamo di prendere gol. Che schifo, mamma mia. Niente. Ma perché? Non te fa saltare. Che qua sono subito pronti a farci la festa. Forza Manziglia. Farci vedere sto 91. Bravissimo Luca. Per Manziglia, che ha 91 in dribbling solamente quando gioca a carte, però. Come dribbla lui con l'asso de coppe. Mamma mia, Luca. Niente, è finita proprio la magia di Luca. È finita proprio la magia. So. Luca, never again. Vabbè, primo tempo da dimenticare. Sia per il tentativo di furto, sia per, insomma, per Luca che sottoporta mi è stato molto poco cinico. Allora, io direi che l'andazzo è discreto, però serve... Che serve? Serve Iroto! Iroto di Bari Vecchia. Allora, Iroto va bene... Però scusate, ma visto l'andazzo attuale, ma non conviene aspettare un attimo e fare due cambi? Che non si sa mai che si debba andare ai supplementari, per cui teniamo la squadra com'è. Stanchiamolo il Colchester un po' di più, poi verso il 60esimo scateno le nostre frecce. Iroto e... poi mettiamo Stefanescu, volendo. Quintero! Ma porca... Bravo Antonino. Non gli importa di essere già stato ammonito. Quintero. Luca, Quintero. Mamma mia, il sinistro magico di Quintero. Proprio eroe di coppa, Quintero. Poco da fa. Quintero. Bravo, Quintero. Vai a raccogliere, Quintero. Niente. Ragazzi, come ne fa un cambio? Allora, 61esimo. La squadra in SS stanca. Io direi Iroto. E me gioco Lundberg al posto di Quintero per il momento.
E mi tengo l'ultimo cambio che potrebbe essere Harp, se la situazione dovesse farsi veramente brutta, ai supplementari lo buttiamo dentro. Però diciamo che questa coppa appartiene alla vecchia guardia e L'allenatore deve aver vorrei visto qualche giocatore stanco e ha deciso di che sostituirlo. arrivasse Sicuramente c'è eventualmente molta con la vecchia stanchezza in guardia. campo, è necessario cambiare qualcosa. Luca, guarda, guardalo, guardalo. Bravissimo, ma che Paragna bella aperti apertura. verso l'area. Ma che bella apertura. No! La mette in mezzo. Palla che È attraversa andato a Paragna senza che vuoto! nessuno possa intervenire. Quintero. Bravo Quintero. Ma Quintero qualcuno però consegue la palla stringa! all'uomo. Ma qualcuno però stringa! Non stringe nessuno in mezzo all'area! 67esimo. Non stanno entrando i nuovi. Fallo tattico per far entrare i nuovi. Niente. Guarda che... Brutto Dai, passaggio, dai, recupero dai, dai. facile. No, Antonino. No, Antonino. Bravissimo, Mansiglia. Oh! Non si riesce a uscire da st'angolo! Conclusione Non calcio a famo cesto della scherzi. Rosei, Nicola Forza! Marchi. Guarda Luca, Luca! Pallone profondo, Luca! pericoloso. Luca! Luca! Ottimo Ma passaggio perché ancora. lì? Buono Ma l'assist perché per lì? Quintero. Ma non ha Perfetto a uscire senso! passaggi. Bravo Antonino! Quintero. Quintero! Raja! Nainggolan. Prova ad aprire verso il Non compagno. riesco a tirare, a liberarmi per Barilla. Attenzione! Palla No, ancora vabbè, il aperta. gol d'Antonino al 77esimo sarebbe stato Allenatore che toglie poetico. uno dei protagonisti. Bravissimo. Ancora Fai 300 cuore, secondi alla fine della Iroto. gara. Può correre Lundberg. lungo la fascia. Fai cuore. No! No! Non è Calcio avvenuto quello fedele. che avevo in Pallone di Nainggolan che mente. recupera. 88esimo. Si avvicina all'area. Zappa. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. 90esimo, Ci saranno sarà tempo. supplementari, temo. Saranno Luca, 2 minuti Luca. di recupero. E Perito fatte tiro vedere a libero Luca, sul suo uomo. sempre fermo come manico de scopa là Palla davanti, di immobile, devoluzione aspettare per che qualcuno te Vincent. spigne. Porca Finale miseria, niente, vabbè, liquida. supplementari, su. Ma che coppa è? Ma che coppa è? Che non ci sono i supplementari. Ma poi, ma che fini rigoristi che abbiamo? 69, 62, 59, 53, 53. Cioè, c'ha più. No, no. Il Colchester è messo peggio di noi. E allora tutto nelle sapienti manone di Hart. Io non. Ma perché mi sono ridotto a giocare i rigori con sta squadra? Vabbè. Famo che va bene. È tutto pronto, si attende solo il tiro Hart, ti dell'arbitro per prego. questo primo rigore. Ha guardato a sinistra. Niente, Niente è da fare, sempre tiro corner. centrale. C'hanno la. Luca, Luca. Luca, Luca. Non Bello. sbaglia. Bello il rigore di Luca, Luca. Rigorista. Ha guardato a destra. Ho Messina a visto! Meglio. L'ho visto! Fermi tutti. Allora, Pezzo centrato il ninja d'ossa, gliela visto fino spacca. all'ultimo. Gliela spacca sotto al 7. Bra, Realizza il sotto al calcio di 7 poi. rigore. Bene. Ha guardato, non ha guardato. Niente, ha E c'è guardato a gol. destra. Ma ha guardato, me l'avevo pure accorto all'ultimo, ma avevo già premuto. Zappa. Zappa nell'angolo. Ma porca di Palo, quella spalla di porca! centimetri. Ti prego, signor. Allora, Antonino, palla 8 in buca d'angolo, Antonino. E c'è la parata. L'attaccante non si capacita dell'errore, ma qui è stato straordinario il portiere, bravissimo. Calma. L'hai visto? La Oh, ma tutti a mette. destra la buttano. Tutta la pressione è su di lui. Se sbaglia Oh è finita. no. Mansiglia. Mansiglia. Ok. Trasformazione perfetta. Isman. Arte, te prego. Questa la butta in curva. L'ho già vista nella mia mente. La butta in curva, niente. Bellissimo gol questo. Lundberg, il predestinato. Lundberg. Oh, cazzarola. Non Mamma sbaglia. mia. Lapsley. Da dove parti? Sinistra, sinistra. Gran parata di Harp.
Ho presa! Fermi tutti! Chi ce l'ha sui piedi? Oh no! Oh no! Hiroto! Hiroto dal dischetto! Hiroto può portarci la coppa, Hiroto! Hiroto! Il piccolo Hirotino! Hiroto di Barivecchia! La prima coppa! La prima coppa! Madre santissima! Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. Precisa conclusione. Il potere non poteva farci nulla. Sono momenti meravigliosi, Stefano, che non dimenticheranno mai. Ce l'hanno fatta, hanno vinto contro tutto e tutti. Ed è Europa, va, o meglio, siamo ai preliminari ufficialmente. Almeno di Europa League l'obiettivo minimo è stato raggiunto della stagione. Ci basta questo, per adesso ci basta questo. Tutto ciò che verrà sarà in più. Mamma mia, non si capacita, Raggio, appena arrivato, già vince qualcosa. Doveva arrivare a Londra per vincere qualcosa, la Ingolan. Bene così. È un bel momento, è il momento della celebrazione. L'alza lui poi, così. Presunzione d'egoismo. Proprio ai massimi livelli, ma a noi piace così il vecchio Raja. Perché è frutto di tantissimi sacrifici. Mamma mia, raga, che fatica. Oh. Arrivare a questo punto. Che fatica, ma perché è capitano lui? Con tutto. Si è costruito giorno per giorno con tanti sacrifici. Con tanta voglia di migliorare, di misurare. È così con Luca Luca, ma anche nei confronti di se stesso. Bene, raga. Bene. È andata. Tutti gli aspetti. L'abbiamo portata via. Almeno una coppetta ce la siamo portata via. Per ricevere il trofeo. Campione della partita Art. C'era Lang. Stavamo già piani negli spogliatoi. Bene. Bene così. Me la godo proprio la prima coppa. Me la godo proprio. Finale, ma anche il pubblico è stato straordinario. Guarda se c'è Pancaro sugli spalti che esulta con noi. Con grande energia tutti i giocatori. E deve essere orgoglioso di questa squadra, di questo trofeo, e deve festeggiarlo come si deve, perché ha dato un grande contributo. È un momento di festa. Sembrano i bulgari, vabbè. Bene. È il momento della classica foto di gruppo. Con tutta la squadra e soprattutto con la coppa. Antonino in prima linea. Tante macchine fotografiche lì davanti a loro. Che bello, raga, finalmente. Una piccola soddisfazione è arrivata. No, poi raga, cioè, il gol di Hiroto. Cioè, il rigore di Hiroto, quello fondamentale. Comunque abbiamo rischiato di perdere col concesso. Io ho veramente rischiato brutto oggi. Bene, bene, sono contento. Campioni per una volta di qualcosa. Il primo trofeo in bacheca lo abbiamo portato. Allora, 120.000 euro ci danno. Eh beh, si sono sprecati. Allora, la primavera si sta evolvendo discretamente bene. Devo dire che non è malato. Non c'è uno che no, beh. Ah, il portiere. Un attimo, pensavo avessimo un giocatore con 32 velocità e non sarebbe stato bello. Dunque, Sandro, abbiamo capito, Sandro, abbiamo capito che andrai via. Non c'è bisogno di ripeterlo in maniera così dannatamente ossessiva. L'abbiamo capito, ti daremo via. Dunque, ragazzi, allora, allo stato attuale delle cose, con 11 partite al termine della stagione, il Mirol si colloca al settimo posto. A parlare di partite con gli altri, 44 punti. La zona Champions dista una lunghezza. Se può fa. Allora, io direi che Luca Luca si è ufficialmente e inevitabilmente ingolfato. E non so bene come ne usciremo. Non lo so. Sinceramente non lo so, però lo vedremo. Allora, intanto sono arrivati gli osservatori con Ismael Dabogo, Arsène Coffi, no, Alain Coffi, la rivolta dei Coffi, Franck Diaby, Daniel Ndiaye. Sì, vabbè, ma chi mi sta portando il nostro osservatore? Io sto a cercare il nuovo Drogba, sto a cercare...
Poi Joachim Bergstrom. Thomas Lundin. Hans Eriksson. Questo non ci piace. Robert Pettersson. Questo potrebbe essere intrigante. Simon Berglund. Non ci piace. William Henriksson. Non ci piace. Hans Lundberg, fratello del più celebre. Ammazza che bomba questo. Via! E il secondo Lundberg incamerato. Poi Jay Lee porta Uriah Arska, difensore centrale di grande cattiveria. Sasa Belovsky, portierone 15enne. Non male, non male Sasa, lo seguiamo. Sedomir Yerkan, seguiamolo. È un attaccante, la punta che manca. Vediamolo. Allora, poi Bosko Saric. Seguiamolo meglio. Vlatko Pavlovic. Pavle Soldo. Anta Brajkovic. No, questo non ci piace. Predrag Grizanic. Predrag. Mi ricorda Mijatovic. Ve lo ricordate quello del... l'attaccante del Real Madrid? Il nome è intrigante, per cui lo voglio vedere un po' più da vicino. Poi Badu vuole scendere il campo, poi se Barilla. Sì, Barilla all'età che c'ha è un po' stanco e non le riesce a far tutte. Allora Badu, Quintero si riposa, Stefanescu in attacco, torna Arpa oggi sulle fasce. No, io voglio Colombo oggi. Colombo da una parte e il nostro no. Se l'è guadagnata. Hiroto se l'è guadagnata oggi. Su, facciamo i seri. Poi la Fortiscigno di qua. Zappa titolarissimo. Coppia difensiva non si tocca. Art ha perso un altro punto di overall? O sbaglio? Mi pare di sì. Vabbè, allora, ragazzi. Ah no, io devo vedere cosa però. La prima va. Voglio vedere questo Predrag. Dove sta? Predrag, non è che sia granché, però è una punta di 1,90 che ha anche un discreto scatto. Lo facciamo crescere. Hans Lundberg ha una fascia. Ammazza sto Lundberg. Vabbè, ma lo, cioè, i fratelli Lundberg. C'erano i fratelli Derrick da una parte, noi abbiamo i fratelli Lundberg. Ma perché no? Ma perché no? Le premesse ci sono per una carriera importante per entrambi. Perché mi dovete far vedere il mio pupillo così schiaffato in faccia proprio? Vabbè, ragazzi, noi col Manchester abbiamo una buona tradizione ultimamente. Dopo un inizio drammatico, fu la nostra prima partita in Premier, se non ricordo male ne prendemmo 4 o 5. Ci siamo ampiamente vendicati. Continuiamo a vendicarci? Sarebbe intrigante continuare a vendicarsi. Con molta calma. Io dovevo provare il 4-2-3-1 e non l'ho fatto, ovviamente. Perché sono rincoglionito. Vabbè, lo sapete. Arp. Ricky Martin. Niente, saltato di netto. È tua. È tua. Ma perché non è uscito? Palla toccata corta. Marcato bene qui, noi gli famo fare un altro rigore per cortesia, che qua ormai palla in calcio d'angolo, palla messa in mezzo. Bravo Art, fuori sta palla, fuori sta palla. Allora Hiroto, scatta Hiroto. Hiroto, l'hai visto? No, che pallaccia però Hiroto. Buon pallone filtrato. Aia. Aia, Martin si sacrifica. Mamma mia, Zappa. Bravo Zappa. Appoggia corto. Bravo. Fai ripartire. Bravo Hiroto. Hiroto, perché quando parti dall'inizio non sei mai incisivo? Non abbiamo fatto un... non siamo usciti dalla metà campo nostra oggi praticamente. Mamma mia, che rischio terribile. Forza, forza. In verticale, in verticale, in verticale. Fatti vedere, bravo Stefanescu. Allungala. Vai a raccogliere. E vai Hiroto. E la famo una cosa. Niente, non si riesce. Hiroto schiacciato dallo strapotere fisico del Manchester United. Colombo. Ci prova. Mamma mia che... Mamma mia. A Colombo. Te prego, Colombo.
Bene così. Arp, che non ha retto alle critiche psicologicamente, il nostro piccolo Arp, da quando è stato massacrato nella sua partita di debutto. Nessuno lo ha voluto e lui si è sentito fortemente ferito nell'orgoglio e non segna più. Mi si è ingolfato pure Arp. Vai Roto, vai Roto, vai Roto. A chi? A chi sta palla Iroto? A chi? Mamma mia, che primo tempo! Allora, calma e sangue freddo. Dunque, la formazione non funziona. Non funziona. Allora, io passerei a questo punto. Lo proviamo un tempo al 4-2-3-1. Dunque, Arp unica punta. Dietro vado a Ngolan e vorrei anche Lundberg. Proviamo Lundberg, Colombo e Stefanescu. Con Quintero pronto a subentrare a Stefanescu negli ultimi 20 minuti. Ngolan sottotono, ma tocca tenerlo per il momento. Andiamo avanti così, dai. Vediamo che piega prende. Colombo dall'altra parte, li incrociamo un po'. Vediamo sto 4-2-3-1 se ci dà i risultati sperati, dai. Si riparte. Vabbè, senti, amico Stefanescu, oggi ti vedo proprio incapace di intendere di volere. Buttiamo detto Quintero, dai. Questi ultimi 40 minuti Quintero me li sa fare. Ad alti livelli Quintero. Come Libertadores, Quintero. Oh, King, sì, a ridaglie con sto King. Il nostro Ricky Martin non ha fatto sfiorare una palla a Lukaku. Sono veramente impressionato. Sta crescendo bene. In coppia con Lundberg, un domani credo che farà scintille. Bravo, Badu. Tutta Badu. Ecco il tiro. No, l'ho vista dentro. Non è possibile. Quintero l'alza troppo. Si è alzata all'ultimo. Ma non ce se crede. Art, ma perché non ne blocchi una? Ma bloccane una, Lundberg. Dai. Quintero. Bravo, Quintero. L'hai visto? In profondità, niente. Non riusciamo a fare un filtrante tagliato come si deve. 76esimo. A noi ci servono i tre punti, ragazzi. Ci servono tantissimissimo. Ti prego, niente. Ah, ha proprio sbagliato lui. Allora, abbiamo 13 minuti per il miracolo. Arp non sta più strusciando una palla là davanti. E la cosa un po' mi preoccupa perché ha iniziato che pareva Remida. Ma porca di quella miseria, oh. Bravissimo. Vai a raccogliere, bravo. Arp. No, che parata, ma... Appena volta che si era liberato bene Arp. Rodriguez. Niente, il Manchester è troppo impegnato a far melina al centrocampo per capire che sta finendo la partita. Vabbè, un pareggio che non ci serve a niente, oggettivamente, a niente. Però è sempre meglio di una sconfitta in questa fase di campionato. Insomma, con una diretta concorrente per quelle posizioni, ahimè, dobbiamo farcelo piacere. Il 4-2-3-1 non mi ha convinto, vi dico la verità. E scendiamo di nuovo al settimo posto. È dura ragazzi, è veramente dura. Io al posto di Jung metterei Lundberg, arrivati a questo punto, che secondo me ha maggiori margini di crescita. Lundberg, Colombo, io vorrei che crescesse un po' di velocità, ma non sale mai. Lundberg maggiore sta crescendo bene. Martin sta crescendo bene. Tra un po' potremmo anche levarlo dagli allenamenti, perché così come Mansilla, insomma, ormai stiamo lì. Allora, Lundberg cresce bene. I fratelli Lundberg si assomigliano poco, ma speriamo che le qualità calcistiche siano quelle. Allora ragazzi, io direi che per adesso ci fermiamo qua oggi. Fatemi sapere un po' come la vedete la situazione, speriamo bene. Insomma, abbiamo una situazione un po' delicata. Diciamo che la maledizione di Ade si sta abbattendo su di noi ed è complicato.
Comunque, zona Champions, stiamo a pari punti con la zona Champions. Quarto posto. Per cui siamo settimi, ma a pari punti col quarto posto, per cui conta poco. Ma tra l'altro il Manchester United dov'è? È decimo, pensate. Vabbè. Comunque ragazzi, niente, io per adesso vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, sperando che possa essere... Che cavolo ci abbiamo la prossima volta? Crystal Palace e Cardiff, sarà una mesata. Teoricamente dovremo fare 6 punti, ce la faremo, speriamo.